va a finire qui, sulle le labbra. Buongiorno, Brontolo. Ti ho preparato il caffè? Senti, intanto che io chiamo Filo per andare da lei, ti vesti e mi accompagni? Che c'è? Amo, un attimo. Tesoro? No, non posso parlare, sono al lavoro. E che mi servivano dei libri che mi... E zitti un po' che non sento! Scusami, mi servivano dei libri che mi ha lasciato Marti, ma se non ci sei... Sì. No, ma non sta qua, vai, intanto c'è Sofia a casa. Ah, va bene. Ok, allora ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao. Va bene, ora ti devo lasciare. Ciao tesoro, ciao. Dai, amore. Amore, un attimo. Ciao, sì. Te. Prego. Scusa se ti disturbo, sono venuta a prendere dei libri che ha lasciato l'ex coinquilina di Filo. Vieni, entra. Stavo facendo delle prove da portare al lavoro. Wow, sembrano buone queste prove. Vuoi darmi una mano? Magari. Grazie. Se vuoi puoi aiutarmi a fare la torta al cioccolato, la crostata, che io e Luca stasera siamo a cena d'amici e allora volevo portare questo. Va bene, e queste? No, quelle sono delle prove che devo portare alla pasticceria che vuole assumermi, allora vuole vedere come me la cavo. Non sapevo facessi la pasticcera. Sì, è sempre stato il mio sogno. Adesso finalmente si sta realizzando. Che poi, se non fosse stato per quella vostra amica... Quale amica? Valentina. Mi ha dato un passaggio che stavo in ritardissimo, la devo proprio ringraziare. No, dimmi. No, ecco. La sera di questo ti andavano a beretta insieme, sono le due, per parlare un po'. No, guarda, sono molto impegnata. D'altronde anche tu sei stata molto impegnata negli ultimi anni per una birretta. Ah, va bene. Scusa il disturbo. Guarda, stasera andiamo tutti insieme a bere una cosa. Se volete venire. Ah, sì. Va benissimo. A più tardi allora. Ciao. No, mo, non ce la posso fare, questo lavoro non fa per me. Ma che te sei impazzita? Mi stai a lasciare da sola? Ma polpettina mia, lo vedi anche tu che non sono capace? È troppo stressante, poi sta puzza. Ho deciso. Divento vegetariana? Vegetariana? Ma che te sei impazzita? Vabbè, va, tanto ci ha staccati, amo spolla, ma aiuta lei. Ti chiamo dopo. Sì, hamburger. E allora, con Luca, come va? Ma, bene. Senti, io e te non ci conosciamo bene, ma come puoi parlare se vuoi? Dicono che sono una brava ascoltatrice. Sai, non è facile. Un anno fa ho avuto una relazione con un'altra persona. Ah.
E quindi è per questo che sei andata via? Mi sono innamorata di una mia collega di lavoro. Una donna? Mentre stavi con lui? Ah, ma allora sei bisessuale. Non lo so, cioè... Non è che poi me lo chiedo, non mi interessa darmi un'etichetta. Lei mi faceva stare bene. Era travolgente e appassionante. Volevo lasciare Luca e mettermi con lei. Ma poi è finita. E sono rimasta con lui. Lo so cosa stai pensando. Che sono una vigliacca. Ma io sono venuta qui a Roma per stare con lui. Non ho molti amici qui. Guarda, è comprensibile. Poi sei andata via di casa, questo è già un passo avanti. Aspetta, il motivo non è questo. Per tutta la durata del rapporto con lei e anche dopo, io e Luca non riusciamo più a fare l'amore. Abbiamo passato mesi senza fare sesso. Lui diventava sempre più carino con me, sempre più attento. Allora ho pensato di mettermi da parte questa storia e di ricominciare con lui. Dopo qualche mese abbiamo ritrovato la nostra intimità, ma ho scoperto una notte dei messaggi ambigui che lui si scambiava con una sua amica. Insomma, anche lui aveva un'altra relazione. Quindi è per questo che vi siete allontanati? Sì. Gli ho detto che avevo scoperto tutto e che era meglio separarsi per un po'. E ti ha fatto male scoprirlo? All'inizio sì. Ma poi non così tanto. Senti, io non me la sentirei di condannarlo, tu non c'eri. Sì, Benny, ma infatti il motivo non è questo. Il problema è che entrambi abbiamo avuto la necessità di evadere. Forse il nostro rapporto era arrivato al capolinea, non lo so. È che ho troppa paura di rimanere sola. Si può stare soli anche in coppia. Ciao! Senti, posso cambiare il negroni che ho ordinato con un martini bianco, con ghiaccio e limone? Grazie! Oh, ma guarda un po' chi si rivede, eh? Ciao! Vuoi qualcosa da bere? No, ho già chiesto. Insomma. Ma guarda, la mia migliore amica lavora al Gay Center. Davvero? A me piacerebbe tanto, ma non so se mi richiameranno. Se vuoi ti ci metto una buona parola. Lo faresti, davvero? Ma certo! C'hai carta e penna? Bene. Ciao, bella. Ciao. È buonissima questa torta. Sì? Veramente friabile, bravissima. Grazie, il mio pezzo forte. Mamma mia, dai, sei bravissima, veramente. Grazie, complimenti. Grazie. Bello, nuovo. Hai visto, Luca? L'ho appena comprato. Vedo. Ma è altro sottile, eh? Eh sì. Così smetto di comprare biglietto allo stadio. Assolutamente. Ragazze, ma Nick dov'è? Secondo te? Benny, andrà via. Vabbè, ragazze, io ho una bellissima idea. Credite se questo fine settimana andiamo a fare una bella gita tutte insieme? Conosco un posto di turismo, terra di lei, è stupendo! Sì, certo, no? Va bene, andiamo. Ottimo, allora stasera lo dico anche a Sofia. A proposito, Sofia mi ha detto che le hai dato un passaggio ieri. È rimasta molto contenta, l'ha anche preso il lavoro. Bene, dai, mi fa piacere. A chi hai dato un passaggio? A Sofia, la concubina di Filomena. Certo, quella che ti squadravi l'altra sera. Lucrezia, per favore. Per favore cosa? Ti piace, eh? Ti piace? Te la vuoi scopare? No. Ragazze, scusate, sono veramente mortificata, mi dispiace. Ma Tara è rimasta nel nid. Oh, ma la smetti? Ma non faccio nulla. Cosa fa? Fatto qualcosa? No, non ho fatto niente. Giulietta.
Quanto è bella Giulietta. Eh sì. Chissà quando ne avremo uno noi. Non ti amo più. È finito. Edri, io un attimo. Se non era una cosa importante avresti potuto dirmela, no? E comunque come ti viene di dare un passaggio a gente che non conosci? Era la conculina di Filomena. Quella a cui non riuscivi a togliere gli occhi di dosso l'altra sera. Lui mi aveva promesso che non avresti più fatto scenate insensate. Appunto, insensate. Me l'hai nascosto, sei una stronza. Lui, io così non ce la faccio. Mi vuoi lasciare? Vai, vai, corri da lei, vai. Vai, vai. Vieni, basta, basta, basta. Ci ho provato. Dai, ma sta zitta. Ma che cazzo ci hai provato? Te ne sei pure andata di casa. Ma che cazzo. There's no place where I wash my tear, and it's late to understand my fear. If I can only live my way, I will need to night and day. If I can only try to fight, I'll call him back into the light. And it's time to try to change my life, but without you I couldn't be a wife. If you hand into my day, it's tomorrow, don't despair. If I can only try to fight,